oggi si arriva a Grandas de Salime, 20 km. Come sempre abbiamo iniziato con una bella salita. Rispetto alla tappa di ieri, oggi, escluso questo inizio di tratto in pendenza, si prevede un percorso un po' meno complicato, almeno per i pellegrini che non soffrono troppo le discese. Infatti il sentiero sarà soprattutto di carattere prevalentemente discendente. Oggi si prevede di passare nei pressi di una grande diga con un lago molto bello e poi affronteremo una delle discese più dure di questo cammino. Questi giorni siamo stati molto fortunati, ha cominciato a piovere sempre dopo che siamo arrivati a destinazione. La mattina e la sera fa sempre abbastanza freschetto, il giorno fa abbastanza caldo. Durissima anche oggi la salita. Fa molto caldo. Oggi è una situazione un po' particolare, non so se devo vestirmi più leggero o mettermi qualcosa in più. Il sole e le nuvole di questa mattina stanno creando uno strano effetto ottico. Vedo la mia ombra riflessa nella nebbia, avvolta in una sorta di alone di luce all'interno di un arcobaleno monocromatico. Non è che dopo tutti questi cammini mi sta cominciando a spuntare l'aureola? Non penso di meritare tale onore. Dio, c'è stato un errore. Riccardo, oggi questi 20 km li stiamo bruciando. Sono troppo forte. Dopo la prima difficoltà in salita, le cose vanno decisamente meglio. Davanti a noi dovrebbe esserci il lago, ma con questa nebbia non si vede niente. Speriamo che scendendo le cose vadano meglio. Questa è la lunga discesa di cui parlavo. Il lago, eccolo lì, avvolto dalla nebbia, purtroppo si vede pochissimo. Nel frattempo, scesi sotto lo strato di nuvole, la nebbia si è magicamente dilatata, aprendoci lo sguardo su un panorama naturalistico di forte impatto visivo ed emotivo sul bacino di Salime. Queste sono le acque del fiume Navia, un'altra chicca di questo straordinario cammino.
Colpo d'occhio spettacolare, adesso faremo 3-4 tornanti e tra un po' arriveremo a valle e probabilmente passeremo sulla diga, da quello che ho capito. Impressionante, impressionante. Vabbè, ce l'hanno a sfare. Vabbè, ti sei visto il Grand Canyon, penso che qualcosa. Leggo che al di là della sua incredibile bellezza, la costruzione di questo bacino ha cambiato completamente l'orografia e la fisionomia della zona, rendendo necessario inondare diverse aree abitate e numerose chiese e cimiteri. Dopo aver attraversato la diga, abbiamo iniziato un percorso ascendente, lento ma costante, per raggiungere Grandas de Salime, l'ultimo tratto del percorso asturiano di questa via giacobina. Non l'ho ancora presentato bene, lui è Enrico da Roma. Ciao a tutti, mi prende proprio in un momento di quelli devastanti, siamo in per una tutti. Giornata proprio 18 km di discesa ed ora c'è una devastante. Bella salita. Sì, ora sì. C'è una bella salita che ci porterà. La Grandas de Salime. Yes. Se questo tipo di contenuto è stato di vostro gradimento, vi invito a mettere un like ed iscrivervi al canale. Vi ringrazio anticipatamente e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!